riesco a farsi la vera. Uno, due, tre. Vabbè raga, adesso così. Cioè, io oggi non li so fare. Ciao ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale. Oggi video di acquisti, scusate per i capelli ma oggi non so come metterli, cioè veramente scusatemi, perdonatemi. Ho comprato le ultime cose, ho speso gli ultimi soldini, anche perché le cose nei negozi stanno finendo e sono arrivate le collezioni nuove, quindi si passa a nuova vita. Però questo è il periodo in cui si possono fare i migliori affari, gli affaroni, hashtag affarone. Veramente, mi ricordo che l'anno scorso ho fatto degli affari proprio top, che la gente ancora mi chiede dove ho preso quelle cose quando poi io le ho comprate a 3-4 euro. Quindi vabbè, partiamo subito. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa gonnellina già messa di Stradivarius. È già messa perché non ho resistito. In realtà neanche un'altra cosa, cioè un'altra cosa la volevo mettere stasera, però ho detto vabbè, facciamo un attimo il video. Quindi di pelle con i fiori. Bellissima, io odiavo i fiori, in questo periodo amo i fiori insieme alle pelle, insieme ai peluche, insieme a molte cose. Ah, anche i pois odiavo, ma cioè, ma che mi piaceva? Boh. Comunque questa non mi ricordo in realtà perché ho tolto il targhettino, però penso 12-13 euro, non di più. Poi, sempre da Stradivarius, ho preso questa borsa molto carina. Quest'anno Stradivarius si è superato, borse veramente carinissime a poco. Questa pagata 13 euro, è fatta pure molto bene, capiente, a vari scompartimenti e molto molto carina. Con la tracolla, ho visto che vendevano anche le tracolle a parte, tipo borchiate oppure con il peluche. Andate a dare un'occhiata. Maglietta sempre da Bershka, Femme Fatale, perché sono una Femme Fatale. Scherzo. Allora, questa maglietta, vedete, è pelusciosa. Quest'anno Bershka ha fatto tutto peluche. Allora, questa maglietta l'avevo vista quando era arrivata la nuova collezione, però sinceramente in inverno, comprare in inverno una maglietta a mezze maniche, quando poi vi servono i maglioni e tutto, no, ho preferito non prenderla, però ho aspettato i saldi e quindi affarone, anziché pagarla 16 euro l'ho pagata 4 euro. Affare del secolo. E poi una cosa che non stava in conto, questo maglioncino bellissimo, l'ho pensato con jeans a vita alta tutto sblusato. Poi magari metterò qualche foto. È abbastanza corto, cioè cortissimo no, ma va filo filo al pantalone. Non mi piace, però vabbè, ho un pantalone molto alto di vita, quindi ce lo facciamo andare bene. Ma altrimenti, voi se lo volete che calza un po' più over, comprate una taglia in più. Poi ha le maniche a sbuffo e ha questo polsino stretto. Questo è molto carino, solo che mia mamma mi odia. In mezzo di sti peli, perché questi basta che fa così. Oh male, si parlano, oh male, piace samba. Oddio, sono fatti i peli, mia mamma mi odierà. Peli persi. Poi, sempre da Bershka, ho preso questa maglietta. Questa la volevo mettere già stasera, ma ho detto vabbè, faccio un attimo il video e poi la metto la prossima volta, perché vedete con questo rossetto ci va benissimo. E quindi questa è bellissima con i fiori, è un body e... cioè raga, ma voi avete visto quei body che non si slacciano? Cioè, ma chi li compra? E ditemi una cosa, voi che li comprate, non vi giudico, però dico, quando ad esempio andate in bagno o dovete andare in bagno, come fate? Questa pagata 4 euro, da 18 euro, 17,99 a 4 euro. Poi sempre un'altra borsa, quest'anno ho fatto i super affari, è questa borsetta molto carina, scusate per questo coso rinfrangente ma c'ho la luce, mo sono diventata professionale, scusatemi, quindi visto che ho la luce
quindi questa borsa bellissima, che poi sono dovuta andare un'altra volta in negozio perché la commessa mi aveva lasciato il magnete dentro. Cioè, dico io, ma com'è possibile? Siamo usciti dal negozio e non è suonato l'allarme, visto che tenevo il magnete. Boh, cioè, qua cose assurde. Quindi sono dovuta riandare apposta a farmi togliere il magnete. Questa sempre a tracolla. Questa stava al 70, non vi ho detto dove l'ho presa. L'ho presa all'Upim. Sì, Upim. E questa penso che la metterò dappertutto, perché come sia come colore che come grandezza è la mia preferita. Questa super affare, stava al 70%. L'ho pagata 10 euro, quindi fatevi un po' il conto voi, perché io non sono brava. E infine, l'ultima cosa, che non è una cosa di abbigliamento, sono questa combo di fiori di magnolia Eco Bio Cosmesi, acqua micellare bio a tripla azione e tonico. Pagato 2,70 euro. Questo 2 e questo 1,70 mi sembra, o al contrario. E comunque voglio vedere come mi ci trovo, poi magari li provo e vi faccio sapere. E non lo so, perché mi serviva uno struccante. Io solitamente mi strucco con l'acqua micellare perché ho la pelle mista, quindi non mi piace struccarmi con detergenti troppo unti che lasciano la pelle grassa, non mi piace, e quindi mi strucco solitamente con l'acqua micellare. Altrimenti, quando, per esempio, perché mia mamma è fissata che compra quello con diciamo il bifasico, quando c'è il bifasico mi strucco solamente gli occhi con il bifasico e poi mi lavo la faccia normalmente. E questo, quindi gli acquisti sono finiti. Fatemi sapere voi che state comprando, se ormai comprate cose della nuova collezione o avete trovato ancora qualcosa in saldo. Io vi consiglio di andare a dare un'occhiata, perché questa penso che sia l'ultima settimana comunque dove si possano trovare cose carine. E ormai quello che c'è, però se trovate la taglia e se vi piace l'articolo, ragazzi, fanno affaroni. La parola di oggi è hashtag affaroni. Quindi se il video ti è piaciuto, metti un bel like, iscriviti, mi raccomando, perché ho le visualizzazioni ma non vi iscrivete, quindi non mi volete bene. Aiutami a crescere, quindi, e mi mando un bacione. Alla prossima.